Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 con un nuovo replay di Man of War Assault Squad 2. Oggi vi mostrerò un replay di un 2 contro 2 con me ed Edomarca 1 che giocheranno nei panni della Germania. E invece i nostri avversari saranno il Commonwealth, comandato da Dunudenusia, che è Billy tanti numeri. È stata una partita abbastanza divertente. La mappa sarà il Passo di Kasserine, una mappa 3 contro 3. Noi facciamo un 2 contro 2, quindi avremo una mappa un po' più grande per avere un po' più di spazio di manovra. Se vi piacciono i replay di Man of War, mettete un bel mi piace al video in modo tale che io possa regolarmi e farne degli altri. Iscrivetevi alla pagina Facebook per le ultime rimanere aggiornati. E se volete anche voi contattarmi per giocare insieme, iscrivetevi alla pagina Steam. Al gruppo Steam che trovate tutti i link in descrizione. Detto questo, ci vediamo nella mappa di battaglia. Ok, eccoci qua sulla mappa. Qua stiamo guardando Edomarca, togliamo la nebbia di guerra, se no non si vede più nulla. Io sono sul lato destro della mappa, mentre il mio avversario, eccolo qua, sta arrivando. Il mio alleato sta inviando praticamente tutte le sue unità, le sta dividendo per squadroni, vedete, per singoli uomini. E le sta mandando direttamente all'assalto. Verstanden, Verstanden. Io avevo chiamato altri uomini con mitragliatrice, con mitra. Non mitragliatrice, ma mitra. E li stavo mandando nel punto centrale. Mentre tutti questi miei uomini, li stavo alla prima squadra d'assalto che ho chiamato, l'ho mandata a pressare subito il punto del mio avversario. Che vedete si è posizionato in modalità molto difensiva. Mentre addirittura l'altro si è dimenticato di mandare le unità, quindi diciamo che Edo ha avuto per il momento meno problemi, perché diciamo che adesso si è mosso anche lui. Lui però, il mio avversario qua, decide di mantenere una posizione abbastanza difensiva, non sa bene per quale motivo. Allora, sono io che faccio la prima mossa e decido di attaccare. Con due ometti, qua c'era una squadra che avrei dovuto forse sparpagliare un po' meglio mettendola qua. Tanto vedete che anche Edomarca sta distribuendo i suoi ometti in modo più sparpagliato possibile, in modo tale che una granata non possa fare più di tanto danno. Mentre vedete che ad esempio qua adesso li ho mossi, vedete? Tentando un primo flank, vediamo. Primo scontro. Vediamo il primo scontro che va a fuoco con l'STG-44, leader squadrone. E aveva già chiamato anche una squadra, vedo, di anticarro con il Panzerschreck. Tanto torniamo di qua che c'è il primo scontro a fuoco. Lui ha chiamato un'altra squadra d'assalto, credo, sì, il mio avversario è un'altra squadra d'assalto. Il mio avversario era... ecco chi è, Denusiak, mentre l'altro era Billy, era l'avversario di Edo. Ok, qua vedete mi sta cercando di flancare da questo lato, mossa abbastanza intelligente. Qua una granata mi sa che è andata a segno da parte del mio uomo, ne va un'altra granata e fa il suo dovere. Qua devo ritirare le mie unità perché stanno per essere aggirate dal nemico. Tanto qua la situazione è di scontro con la mitragliatrice in copertura. Ok, qua c'avevo altri uomini pronti a entrare in gioco. Tanto il mio avversario chiama in campo un Tetrarch. E invece mi sa che Billy, questo è Billy mi sa, sì, stava per fare un pressing sul punto centrale con una squadra aviotrasportata forse. Mi sa di sì. Vediamo. No, è un comando, con una squadra di comando. Mitragliatrice in copertura. Questa l'avevo chiamata con la seconda mia squadra che ho chiamato, oltre ai soldati singoli che avevo già messo in copertura. Vedete che questa squadra sta facendo un ottimo lavoro nel sopprimere. Qua lui, ottima mossa a tirare una smoke. Intanto qua, se vedete anche dei puntini della minimappa qua in alto, c'è una netta superiorità nemica in questa zona. Vedete
amico che sta il nemico che sta provando a micrare con con il lanciagranate, vediamo. Non va a segno ancora, non l'ha ancora tirata, lo sta usando. Eccolo che va a segno, manca di brutto, mancata, quindi granata un po' sprecata. Qua intanto Billy chiama un Crusader AH1, non quello, la versione OP, ma la versione ancora normale. Poi intanto addirittura un Panzergranadier. Qua purtroppo non mi è stato segnalato che stava arrivando questo, io ero concentrato su questa zona qua. Perché dovevo tenere d'occhio questo carretto qua per provare a distruggerlo. Ma, e quindi qua purtroppo non me ne ero proprio accorto che ci fosse questo. E quindi qua tutte le unità che avevo qua a disposizione vengono praticamente eliminate. Adesso io segnalo questa cosa qua al mio compagno. Tanto andiamo a vedere, Edo aveva già chiamato due squadre di anticarro e un cecchino. Adesso andiamo a vedere un attimo cosa avevo io nella partita. Al momento era un po' carente di fanteria perché stavo aspettando assolutamente di chiamare un Panzer 4. Vedete, bello il Panzer 4 con la skin del deserto giallognola. Vedete che entra in campo distruggendo qualsiasi cosa ci sia al suo interno. Il Crusader e ottimo colpo da parte dell'anticarro qua, grande mossa. Il nemico non pensava proprio ci fosse un anticarro, un fanteria anticarro in quella posizione. È stato qua Matilda, da quello che vi ricordo, sì, Matilda. Eccolo qua che arriva sempre su questo lato. Nel momento io sono davvero carente di fanteria. La chiamo una fanteria d'assalto per difendere questo punto. E probabilmente, se non mi ricordo male, una Brandeburgo. Una squadra Brandeburgo, eccola qua, tac tac, che andrà a rinforzare questa zona. È veramente carente di fanteria, ma stavo tenendo abbastanza bene. Qua non erano stati fatti fuori questi soldati, pensavo avessero fatto una brutta fine, già invece no. Vediamo lo scontro abbastanza impari, perché la mia è una squadra di livello 1, la sua non so che livello sia, ma è abbastanza 3, mi sembra, vedete? Livello dell'arma 3, mentre i miei 2. Adesso il mio Panzer 4 va di qua a fare un po' di mattanza, mentre qua comunque i miei due uomini stanno tenendo abbastanza bene contro le sue squadre. Infatti vedete comunque anche lui non ha una supremazia di fanteria. Abbiamo tutti e due pochi uomini su questo lato. Adesso con la mia Brandeburgo dovrei risolvere il problema. Lui ha dovuto impegnare parecchie risorse per chiamare il Matilda. Altra Matilda, questa volta da parte di Billy, non di Billy, ma di Billy. Mio avversario con un Panzer 3 in controllo diretto, attenzione che si gira dall'altro lato, se sta mirando a qualcosa, non so a cosa sinceramente. Attenzione perché qua ci sono dei carristi, questo qua non dovrebbe avere le granate. Ok, questo Panzer 4 qua in copertura, qua anche io, vedete, avevo diviso le squadre per a singoli uomini in modo tale da poter gestire meglio. Tanto qua il mio nemico aveva preso il controllo della trincea con un ometto. Questi due uomini stoici hanno tenuto la difesa per parecchio tempo. Intanto vediamo chi vada a riprendere la trincea. Ai ai ai. Panzer break in munizione in Wagen! Attenzione qua di tua fanteria con Panzerfaust! Il mio Panzer mi sa che ha avuto sì, l'equipaggio stordito e quindi ferito, mi ritiro. Il colpo manca, vedete non è proprio l'ideale perché lui potrebbe beccarmi sotto dove l'armatura è debole. Avanzo. Bam! Matilda shotted, perché mi sa che anche lui ha avuto un... Di voi qua stavo giusto appena appena per sparargli con il Panzerfaust. Che sono, se non mi ricordo male, non sono in Old Fire, ma quelli in Old Fire non li ho ancora messi in giro. Wow! Tetra distrugge il mio Panzer 4.
Non me la ricordavo così sinceramente la cosa. Ogni tanto nel replay viene snaturato il corso degli eventi. Perché non è, sinceramente non è andata così la partita, non è andata così. Ve lo posso assicurare, anche il mio alleato lo può confermare. Che il mio Panzer 4 ha distrutto tutti e due i carri. Infatti non so come questo cosa. Infatti mi sa che questo rimarrà qua inutilizzato, perché questo qua è andato distrutto, ragazzi. Non so come mai il replay modifichi il corso della battaglia. Perché secondo me, essendo secondo me una partita come tra IA con degli ordini già preimpostati tra i colpi, negli scontri tra i colpi, può avvenire che un colpo penetri quando in realtà non aveva penetrato, mi aveva proprio missato addirittura. Anche perché questo ometto qua adesso non sparerà mai più. Se ci facciamo caso, questo colpo non sparerà più perché questo ometto qua era finito dentro il carro a sostituire l'equipaggio. Anche adesso voglio vedere cosa fa questo Sherman, che è stato distrutto dal mio Panzer 4. Quindi storia completamente rivoluzionata. Storia rivoluzionata. Panzer 4 qui in difesa contro il Matilda, che è stato distrutto il cingolo. Bella anche la skin del Matilda. Tanto torniamo sul mio lato, che stavo avendo dei problemi. Adesso voglio vedere cosa fa questo Sherman, che era stato distrutto dal mio Panzer. Sono curioso di vedere cosa succede. Adesso non dovrebbe più essere in grado di sparare, perché a questo punto il mio Panzer aveva distrutto il suo Sherman. Sono curioso di vedere cosa succede. Scusate se magari non vado a vedere qua che c'è un assembramento di forze nemiche notevoli, ma sono curioso di vedere cosa fa lo Sherman. Sono proprio curioso. Infatti qua c'è un altro Sherman, e a questo punto, dopo aver detto, infatti lo Sherman come vedete non spara più un colpo, non si muove nemmeno più, perché è stato anche questo, vedete, sono tutti e due in controllo diretto, il che è impossibile che ci siano unità in controllo diretto, perché sono tutte e due distrutte. Adesso avrei portato il mio Panzer 4 da qua, l'avrei portato qua per battagliare con l'altro Sherman. Ogni tanto il gioco si diverte a cambiare il corso degli eventi. Mi ricordo una partita in live in cui avevo ucciso un Marder con una granata non anticarro ma normale, e in verità poi non è esploso nel replay che avevo mostrato. Purtroppo ogni tanto succede. Tanto qua Panzer 3 che va all'assalto e distrugge il Matilda. Get wreck Matilda. E tanto qua vittoria, quindi bella vittoria. A parte l'inconveniente del Panzer 4, è stata una bella vittoria. Con 21 kg ho perso un po' più di uomini, perché le sue granate mi hanno creato, avete visto il colpo di prima, mi hanno creato qualche problema. Comunque, ottima vittoria tutto sommato. Spero vi sia piaciuta anche questa partita. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao.